Daniele, appena laureato e al primo impiego, decide di aprire un suo conto corrente e si informa quindi sui costi principali che questo servizio comporta per valutare meglio le varie offerte sul mercato. Scopre varie tipologie di conti correnti, pensati per soddisfare le diverse esigenze della clientela, il cui costo complessivo è caratterizzato da una parte di costi fissi e una parte di costi variabili. I costi fissi sono quelli stabili, cioè sono sempre presenti e non variano, perché non dipendono da come e quanto si utilizza il conto. I principali costi fissi sono il canone annuo, ovvero il costo periodico di tenuta del servizio di conto corrente, che può includere operazioni illimitate o un certo numero delle stesse. I canoni legati a eventuali carte di pagamento, cioè carta di debito o carta di credito. L'imposta di bollo, il cui importo verrà poi girato allo Stato. Le spese per l'invio delle comunicazioni al cliente. Le commissioni per l'uso di servizi avanzati, come ad esempio l'home banking. I costi variabili dipendono invece da come il correntista utilizza il conto e dal tipo e dal numero di operazioni effettuate e dalle scelte commerciali diverse da banca a banca. Ad esempio, le spese per la registrazione sul conto corrente di ogni operazione, le commissioni per esecuzione di determinati servizi, come bonifici effettuati in Italia verso l'estero, prelievi agli sportelli automatici di altri istituti non in rete della stessa banca, alcune domiciliazioni di utenze, il pagamento del mutuo, imposte e tasse e così via. Le spese di liquidazione periodica, ogni volta che la banca calcola e determina gli oneri e gli interessi. Gli interessi e oneri del conto corrente in caso di scoperto del conto. Al momento della chiusura, il cliente ha sempre la facoltà di estinguere il conto senza penalità né spese di chiusura. Esistono anche conti a zero spese, ma senza il riconoscimento di alcun tipo di interesse sulle somme depositate. In ogni caso, occorre sempre verificare l'offerta nel dettaglio. Daniele, dopo aver riflettuto a lungo sul rapporto tra costi e vantaggi, sceglie il prodotto adatto a lui, un conto corrente con costi agevolati per gli under 30 e 100 bonifici gratuiti, pensato per chi utilizza frequentemente i servizi online.